Siamo molto felici perché è una squadra che abbiamo seguito in questi anni, abbiamo visto la passione di una società che ha investito e di questi tempi apprezzabile ancora di più che si investa nello sport, ragazze brave che non hanno mai mollato, Napoli sempre di più città dello sport, sempre di più sport femminile. Siamo felici e sosterremo questo progetto mettendo anche a disposizione uno degli impianti ristrutturati con le Universiadi e quindi di periferia, tra l'altro, quindi vuol dire che sport significa anche rilancio di tutti i quartieri della nostra città. C'è qualche altra realtà sportiva su cui la città intende puntare molto? Ma noi sullo sport abbiamo fatto tantissimo, la dimostrazione è che questa squadra avrà un impianto sportivo di calcio dedicato in cui si potranno allenare, in cui potranno fare le competizioni calcistiche, e così lo stiamo facendo con tutte le associazioni e le federazioni. Il Comune di Napoli è concretamente vicino, lo è stato anche ai tempi del lockdown da un punto di vista economico con delle delibere significative, ma ci interessa soprattutto seguire giorno dopo giorno l'impegno, la passione e i successi delle donne e gli uomini dello sport della nostra città. Io credo che le Universiadi da questo punto di vista hanno significato una svolta, perché abbiamo diversi impianti sportivi che oggi vengono utilizzati per essere ancora più competitivi. Che risposta si aspetta invece dai tifosi, dalla città, dalla gente? Innanzitutto mi auguro che da settembre si possa andare negli stadi e si possa tifare, perché il calcio senza spettatori a mio avviso non è calcio, sono allenamenti. Mi aspetto un grande calore che è tipico della nostra città, che serve ed è fondamentale per queste ragazze per arrivare in alto, hanno la concentrazione giusta, la voglia, hanno scalato tutti i gradini, hanno forza. Certo abbiamo meno risorse economiche di altre città, però il cuore grande di Napoli non ha limiti.